10 minuti, l'attualità a colori di Claudio Michalizio. Cicli e ricicli storici, buongiorno, ben ritrovati su Pavia 1 TV Lombardia Live 24, appuntamento di oggi con i nostri 10 minuti. Perché questo incipit? Perché giusto un anno fa l'Italia scopriva il generale Roberto Vannacci. È passato un anno, era estate anche all'epoca. Vannacci aveva dato alle stampe un libro pubblicato in autonomia, no? Con Amazon, sostanzialmente Il mondo al contrario, e qualcuno gli ha fatto un grande favore. Adesso non stiamo qui a ricordare com'è andata la vicenda. Il grande favore è stato che qualcuno si è accorto che tra le migliaia di pubblicazioni che ogni giorno vengono sfornate in un paese che non legge libri, era uscito il libro di un generale il quale, pagandoselo da solo, stampandoselo da solo, diceva la sua opinione, il suo pensiero. Gli ha fatto un grande favore, perché se quel giornalista non si fosse accorto di questo libro, poi vai a capire se se n'è accorto o se a sua volta qualcuno gliel'ha fatto notare, il generale Roberto Vannacci probabilmente oggi sarebbe ancora un ufficiale dell'esercito, perché, ripeto, in un paese che non legge libri, quello è diventato il caso mediatico dell'anno. Di un personaggio che, giudichiamolo per quello che rappresenta oggi, non per il suo trascorso di servitore della patria, sul quale credo che nessuno abbia nulla da eccepire, è un prodotto di marketing politico. Roberto Vannacci è una creazione che vive in virtù della visibilità che i mezzi di comunicazione continuano a dargli, qualunque cosa lui dica. E lui, che è molto furbo, lo sa benissimo, perché naturalmente non perde occasione per sollevare vespaie e polemiche ogni qualvolta gli si offre la possibilità di commentare qualunque cosa. Da questo punto di vista è davvero un personaggio geniale, come fino a qualche anno fa era geniale colui che ne ha subito intuito la potenza politica e di consensi in questo paese, e gli ha chiesto di entrare in politica, seppur da indipendente. Stiamo parlando di Matteo Salvini. Ecco, proprio Matteo Salvini, a un anno dalla nascita del fenomeno Vannacci, sta vivendo una fase di assoluta incertezza e io credo anche di reale preoccupazione, al di là delle dichiarazioni, perché l'altro giorno, sempre in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, il generale ha detto, era il 24 agosto, che ora metterà insieme chi si riconosce in me per trasformare l'onda in uno tsunami, in una serie di eventi pubblici. Nelle ore successive lui ha detto chiaramente che non vuole fare un partito ma un movimento politico, e lì vai a capire qual è la differenza. Anche i 5 Stelle sono un movimento politico con una propria leadership, hanno avuto anche esperienze di governo, quindi da questo punto di vista è un'implicita ammissione che Vannacci non si sente parte della Lega, in cui si è candidato come autonomo, come indipendente, ed è pronto a capitalizzare quel successo di pubblico che forse alla vigilia neanche lui pensava di poter avere. Tutto legittimo in un paese in cui negli anni 60 già si diceva che la politica è come un taxi, la si usa fino a quando fa comodo, ti fai portare dove devi andare. Lo diceva niente meno che Enrico Mattei, che insomma è stato da questo punto di vista un grande personaggio della storia del dopoguerra italiano, artefice e creatore dell'ENI, colui che aveva posto le basi addirittura per soverchiare certi sistemi economici a livello globale. Così lui diceva: la politica è come un taxi, si sale, si scende e si paga. E da questo punto di vista Vannacci si appresta a fare legittimamente questo. Nessuno, credo, poi siamo pronti ovviamente a essere smentiti, può dormire tranquillo dopo aver sentito le spiegazioni e le rettifiche alle sue prime dichiarazioni date da Vannacci, ma ancor meno da un sempre più preoccupato Salvini. In realtà oggi, se voi guardate la prima pagina della provincia pavese, il quotidiano territoriale di riferimento della nostra zona, c'è la conferma ulteriore, ci sono già i primi nomi
di esponenti storici della Lega che forse da tempo non erano allineati con i dettami della leadership nazionale e che hanno deciso di sposare la causa del generale. Lorenzo De Martini, che è stato sindaco di Mede, è probabilmente un esponente di quella Lega di, come dire, di transizione, che non è quella vicinissima alle prime origini, non è quella, per intenderci, ancora forse legata al federalismo, perché quella è una Lega che non ha mai, diciamo così, digerito l'ipotesi Vannacci dall'inizio, ma non è neanche come dire, vicino alla leadership della Lega di oggi, di Salvini, che per la sopravvivenza politica del partito ha abbandonato le sue radici territoriali per diventare un partito nazionale. Ecco, De Martini dice: questo non è un partito, però noi ci saremo, noi creeremo degli eventi sul territorio. E c'è ancora di più la dichiarazione di Gianmarco Centinaio, che invece lui è esponente politico della Lega delle istituzioni, che è un'anima ancora diversa rispetto alle tante anime che popolano il Carroccio di oggi, perché Centinaio è sempre stato una persona che ha indossato, nel momento in cui ha avuto ruoli importanti nelle istituzioni, la divisa del militante politico sì, ma che ha rispetto delle istituzioni, e quindi da questo punto di vista, come dire, talvolta si trova esso stesso un po' smarcato rispetto a quel Salvini che continua, nonostante sia da decenni al governo, a fare l'opposizione pur stando al governo. Ecco, Gianmarco Centinaio qui si deve riconoscere questa grande coerenza, questo grande rispetto per le istituzioni e per il ruolo che ha sempre avuto modo nelle ultime legislature di ricoprire. Dice in quel trafiletto che c'è sulla provincia pavese come stanno le cose da un punto di vista molto pratico. Vannacci è un indipendente, si è candidato come indipendente ed è libero di fare quello che vuole. Ora, quando voi vi portate a casa 500.000 voti in un partito che ha perso consensi e li sta continuando a perdere da ormai qualche anno a questa parte, e ti accorgi che quei voti non li hai pescati nel bacino tradizionale della Lega, che appunto ha continuato a perdere, ma sono altri voti che hai scovato altrove, è evidente che inizia a farti pesare. Magari né Vannacci né Salvini all'inizio sapevano che c'era questo rischio, sapevano che poteva esserci questo successo di voti e di conseguenza che poteva arrivare il regolamento di conti a poche settimane dalle elezioni europee. Però l'avevano messo in conto entrambi. Del resto sono partiti come indipendenti, no? Come persone che decidono di fare un pezzo di strada insieme, di prendere il famoso taxi di cui parlava Mattei, legittimamente, e avere una corsa pagata, Salvini, che in questo modo è riuscito a evitare l'emorragia di voti o quantomeno annacquare un po' i conti per far vedere che alla fine la Lega teneva. In realtà quei voti, abbiamo detto, che lo dicono i flussi di voto, non nascono dal bacino tradizionale che avrebbe votato Carroccio, e Vannacci, che già di per sé si presentava con idee che la gran parte dei leghisti non approvavano o quantomeno non sentivano da tempo riecheggiare nel dibattito politico di quel partito, sapeva benissimo che aveva dalla sua la potenza mediatica che alla sua persona veniva a essere affiancata da una forza politica che è parte della maggioranza di governo e che ha una sua dose di appeal sui mezzi di comunicazione, in virtù, da questo punto di vista, della leadership naturale di Salvini stesso. Quindi alla fine loro, legittimamente, come due adulti consenzienti, hanno deciso di usarsi a vicenda. Quello che forse pensava che il momento del regolamento dei conti sarebbe stato più là nel tempo, è oggi proprio quel Salvini che, nonostante le rassicurazioni di facciata, ha motivo di essere preoccupato, perché nella migliore delle ipotesi Vannacci darà vita, come sta facendo, un proprio movimento politico che porterà acqua comunque alle fila del centrodestra, e se le cose
fossero così, andrebbero bene per tutti, anche per quegli alleati che non hanno mai digerito la leadership del generale tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nella peggiore delle ipotesi, e beh, invece, se il consenso nei suoi confronti dovesse accrescere, potrebbe davvero verificarsi la situazione che in seno al centrodestra si sta sviluppando un'entità esterna che un giorno o l'altro magari deciderà neppure solo virtualmente di staccare, di tagliare il cordone ombelicale da quell'area di riferimento alla quale lui si è appoggiato, pur andando a prendere voti da altre frange del centrodestra, forse un po' più estreme, e che probabilmente oggi non si riconoscevano nei valori tradizionali incarnati da quello che un tempo era il PDL, no? L'area del centrodestra di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, appunto. Che cosa accadrà? Soltanto il destino ci permetterà di capirlo, o il mago Telma. Di certo, questo è un periodo in cui un rischio, quello di Salvini, per cercare di salvare il più possibile la leadership nel suo partito, rischia di tramutarsi in un boomerang e rischia di farlo molto prima del previsto. Che cosa accadrà? Lo sapremo a breve. Intanto annotiamo come questo movimento nato dal basso, che si riconosce in Vannacci, stia facendo proseliti anche sul nostro territorio. Ci fermiamo qui, torniamo domani a 10 minuti. Dieci minuti, l'attualità a colori, di Claudio Michalizio.